Ciao, benvenuti. Oggi andiamo nel magico mondo delle Winx. Per chi ha bimbi piccoli sa benissimo di cosa parlo. Per tutti gli altri è un cartone animato nato in Italia ed esportato con enorme successo in tutto il mondo. Le musiche sono scritte da Maurizio Daniello, che è anche il produttore e l'arrangiatore, e la voce e i testi sono di Elisa Rosselli. Ho suonato su diverse colonne sonore, sia per serie televisive che per lungometraggi cinematografici. E le registrazioni sono state fatte tra gli studi di Massive Arts a Milano e Revolver di Guidonia. Con me Roberto Segala alla batteria e Alessandro Doc De Crescenzo alle chitarre. La figata, di questo progetto è che tutti i brani sono stati suonati a mo' di power trio, quindi basso, batteria e chitarra registrati contemporaneamente, e questo dà molto più spessore a tutto l'impatto musicale. Per registrare ho utilizzato lui, l'avete già visto nel primo episodio, è il mio Fender Jazz del 72. La storia di questo basso, qualcuno mi ha scritto e me l'ha chiesta, è molto simpatica. È con me ormai da 24 anni, dal 96. Io all'epoca cercavo uno strumento simile. Un mio amico bassista mi telefona e mi dice che ha trovato un annuncio che aveva la vendita di un Fender Jazz. Il problema era che il giornale, quindi l'annuncio, erano vecchi di 4 mesi, quindi bisognava verificare se c'era ancora questo strumento. Chiamo e fortunatamente c'era ancora. Vado in una campagna vicino Roma, in un casolare vicino Roma. Mi accoglie un signore molto distinto e mi racconta, perché io sono sempre molto curioso della storia dei strumenti che andrò a comprare. Mi racconta che lui ha lavorato per un certo periodo della sua vita come musicista su navi da crociera. In un viaggio negli Stati Uniti, a New York, ha acquistato questo basso. Tornato in Italia, si è sposato, ha avuto insomma una vita che gli ha permesso di cambiare lavoro, e quindi lo strumento era lì fermo da un po' di anni. Quindi trovandomelo davanti, aprendo la custodia, aveva ancora tutti i suoi accessori originali, le corde originali, la ricevuta d'acquisto. Era un po' come aprire la tomba di Tutankhamon, e per me è stata una bella emozione. E ovviamente l'ho visto, me ne sono innamorato, l'ho preso e da allora è con me e lo uso spessissimo. Tornando al brano delle Winx, quello che sentite fa parte della colonna sonora del film uscito al cinema Magica Avventura. Il brano ha un'armonia tipicamente anni 60, la melodia è molto accattivante, la ritmica è molto vincolata perché è un pam, 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 pam. Basso e cassa, e io ho cercato di arricchire di volta in volta con delle micro varianti la pulsazione per rendere un po' meno monotona la parte di basso e anche per dare un po' più di movimento. Il basso è stato registrato attraverso un Avalon U5, una DI che ho usato per moltissimo tempo in studio, è una macchina fantastica, e vorrei dire che tutto quello che sentite invece nei miei video è praticamente prodotto da questa fantastica macchina che è la GR700+ di GR Bass, quindi il basso lo registro attraverso lei. Direttamente dalla colonna sonora di Magica Avventura, il brano irraggiungibile delle Winx. A questo punto sarebbe dovuto partire il pezzo, ma YouTube mi ha bloccato il video per questioni di copyright. Vi beccate la versione solo basso, che secondo me è anche più figa.
per questa volta è tutto. Se vi è piaciuto, mettete un like, condividete, iscrivetevi al mio canale YouTube, ditelo agli amici. Se non vi è piaciuto, guardatevi Peppa Pig e fatevi i bassi vostri. Ciao!